La parlamentare europea del Movimento 5 Stelle, Sabrina Pignedoli, già vincitrice del premio Estense 2016 con il libro Operazione Miglia sulle infiltrazioni dell''ndrangheta nel nord Italia, ha fatto tappa a Ferrara parlando dell'apprezzamento in Europa di proposte quali quella del superbonus 110 o come il salario minimo. Presente all'appuntamento anche Marco Croatti, candidato all'uninominale a Rimini e Forlì Cesena, che ha esposto quanto fatto dai governi Conte sulla lotta alla pandemia e sulla transizione ecologica ed energetica. È un punto fondamentale per il Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto atti concreti per 4 anni a questa parte. Parlo di comunità energetica, parlo del superbonus del 10%, gli incentivi all'auto elettrica, alla mobilità sostenibile, sono tutti percorsi in un'unica direzione, una direzione che se fosse stata ascoltata da tempo non sarebbe una situazione attuale. La problematica che si trova in questo momento è quella di dover far fronte a un'emergenza energetica immediata. Quindi azioni che sono state proposte a febbraio potevano essere già attuate. In questo momento abbiamo bisogno comunque di rapidamente uno scostamento di bilancio e di attivare tutte quelle politiche energetiche che abbiamo già messo in piedi. Ci tengo a sottolineare il fatto che due governi sono caduti sull'energia. Il primo, con la Lega, sulla trivellazione, lo stop alle trivellazioni, ha messo in grossissima difficoltà il primo governo e su quello non siamo stati intransigenti. Il secondo, su VLUT, che è stato inserito un inceneritore, una politica di smaltimento dei rifiuti che andrà avanti per i prossimi 50 anni, quindi non potevamo prenderci una responsabilità del genere. Il Movimento 5 Stelle, con atti concreti, porta avanti il proprio programma, qualunque sia la forza politica con cui abbiamo lavorato. Quindi, seguite il nostro programma elettorale, guardate i nuovi punti, saranno la nostra bandiera per il prossimo percorso.